Presidente, Buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti. Seduta del 24 agosto 2021 in seconda convocazione. Signora, gentilmente appello. Buongiorno, secondo appello, ore 9:37. Aresu. Presente. Cannella. Cosentino. Presente, buongiorno a tutti. Presente, Buongiorno. Limuli. buongiorno a tutti. Maraventano. Presente. Nona. Presente, buongiorno a tutti. Sino. Buongiorno, presente. Susinno. Tumbarello. Buongiorno, presente. Valenti. Buongiorno, presente. Richiamo gli assenti. Cannella. Susinno. Consigliere, io la vedo. Consigliere Susinno è presente. Presidente. Assente, Susino assente, se non rispondi assente. Allora, 8 presenti. Va bene, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e propongo come scrutatori i consiglieri Aresu, Nona e Valenti. Favorevoli e contrari, approvate all'unanimità. Da parte della Presidenza non vi sono comunicazioni. Sono consiglieri che dunque hanno alzato la mano, sì, no, no, e allora incominciamo da dove? Da Sino. Consigliere Sino, prego. Sì, di nuovo buongiorno Presidente e buongiorno a tutti. Io volevo fare questa comunicazione in ordine all'incontro che il consigliere Limuli ha riferito che ci sarà domani con la terza commissione. Alfredo, scusami. Scusi. Presidente, cioè possiamo almeno quando facciamo gli interventi la telecamera, per favore, giusto per avere, diciamo, ieri in consiglio comunale si è appunto commentato il fatto di rientrare in aula, di avere il dibattito, è giusto guardarli negli occhi, secondo me, a chi parla, almeno a chi parla, Presidente. D'accordissimo, consigliere Limuri. Sono d'accordo anche io. Mi vedete ora? Sì, ti vediamo. Ok. No, volevo fare l'intervento in ordine appunto a quanto ha riferito il consigliere Limuli in ordine all'incontro che ci sarà domani con la terza commissione avente ad oggetto la questione a seguito degli spostamenti dei cassonetti di RSU che sono appunto stati spostati in via Trabucco. Io avevo appunto detto di dare diciamo, dei consigli diciamo, che eventualmente potessero essere diciamo, riferiti in sede di commissione, in sede di seduta della terza commissione, al fine di dare anche il contributo da parte del mio gruppo, diciamo, rispetto a quello che pensiamo sia giusto e sia, diciamo, propedeutico affinché venga risolto questa annosa problematica. Dico, io ho fatto uno studio approfondito ed sostanzialmente sono andato a guardare il regolamento in ordine al regolamento appunto approvato con delibera 254 del 26.09 del 2014, poi modificato con deliberazione del 145 del 25.09 2020. In particolare, diciamo, rispetto ad la questione che si palesava ieri rispetto alla possibilità anche come previsto dall'articolo 10
di una riduzione per i cittadini che hanno i cassonetti lontani dal dalla propria abitazione. Diciamo, invito i consiglieri un pochettino a leggere questa quest'articolo, in particolare diciamo, fa riferimento che l'eventuale riduzione si possa avere per quei cittadini che hanno dall'uscio della casa una distanza di almeno 1000 metri, e questo diciamo è una questione che dobbiamo attenzionare. Io rispetto ad quello che ritengo opportuno anche a seguito dell'evento diciamo della rimozione di questi cassonetti è quello di andare sostanzialmente, ecco, quindi diciamo sul sollecito anche del consigliere Limuli do il mio contributo qualora appunto voglio esternarla alla commissione competente, ovvero quello di andare ad sostanzialmente come del resto si era detto, era andare ad individuare un sistema di raccolta differenziata, come già peraltro deliberato da questo consiglio a seguito di una mia mozione, ed sostanzialmente attraverso il sistema di porta a porta, che potrebbe andare ipoteticamente ad avvantaggiare i residenti. Prego, e soprattutto io presente, me l'ha scritto la presenza, vero? Lei presente dove? Lei presente deve dire presente, non che lei scompare dallo schermo. Ma io l'ho detto, lei non mi fa. Innanzitutto sta interrompendo l'intervento di un altro consigliere. Sta interrompendo. Lo so, l'ho capito. No, allora, l'altra volta sono stato contento. E allora, non è questo il modo di fare consiglio. Il consiglio non si fa gabinetto o in piscina. Non è in piscina, né in gabinetto. Io sono fermo. Va bene. Anzi, levo pure il caso. È fermo, veramente non è fermo. Siccome l'altra volta per una buona dose di... consigliere Susino, il discorso me lo dice dopo. No, io lo dico adesso, scusami, mi contraddistingo. Siccome lei mi sta chiamando di sopra, come fate sempre, no, nei miei confronti. È lei che ci mette in conto. Perché la comunicazione importante con quella che sia che sto facendo venga interrotta. Aspetta. Prendiamo atto della presenza del consiglio. Susino, io voglio concludere il mio intervento. Va bene, sì, ci può dire. Sì. Posso? Va bene, sì, consigliere Sindo, continuo. Sino o Sino? Dico. Consigliere Sindo, dico... continui. Sì. E dai, stamattina ti ricevo. Ancora, dico, stavo dicendo, speriamo che non vengo più interrotto, rispetto alla possibilità appunto di fare una raccolta porta a porta, andando ad avviare la raccolta differenziata che nel quartiere Cruillas non è stato ancora attuata, ed io ritengo che a volte degli eventi possono essere diciamo ecco come pungolo per fare qualcosa di più importante, quindi questo potrebbe essere ecco da parte nostra uno spunto per poter iniziare una raccolta differenziata porta a porta utilizzando quelle camionette piccoline che vengono utilizzate fra parentesi nei comuni più piccoli, che sono ci sono alcuni comuni parecchio virtuosi in questo senso, piccoli comuni, specialmente quello i comuni delle Madonie, che hanno effettuato appunto un sistema di raccolta, e tale sistema di raccolta potrebbe avvantaggiare soprattutto le persone più anziane che vedrebbero appunto agevolare il conferimento dei rifiuti attraverso un sistema differenziato, e quindi al sistema anche attraverso appunto attraverso la possibilità appunto di andare ad educare il cittadino per quanto riguarda il sistema di raccolta differenziata, che ormai siamo tutti d'accordo che è il futuro. Inoltre, qualora diciamo questo sistema venga eventualmente nelle more che venga diciamo che si ponga possa essere ed arrivare al regime,
possa arrivare a regime e andare ad eventualmente predisporre dei piccoli anche, se questo, anche se su questo sono titubante, mi affiderei in questo senso all'educazione dei cittadini, andare ad ciao. Presidente, scusi, presidente. Sì, vai. Prego, consigliere Sino. Consigliere Sino? Ci sono problemi? Vabbè. Presidente, presidente, mi perdoni, ma magari poi aspetto un attimo il consigliere Sino, perché rispetto a quanto ho detto io ieri e quando era, diciamo, la mia idea, quale ho sempre portato avanti, non vedo novità. Quindi se il consigliere Sino... Scusate, io sto finendo l'intervento, scusate, mi è arrivata una chiamata e si è interrotta il collegamento. Posso continuare? Prego. Sì, certo, non sentiamo più niente, siamo andati avanti. Sì, sì, no, mi dispiace che sia scollegato. Detto questo, andare a individuare eventualmente delle postazioni in cui in maniera provvisoria andare ad agevolare coloro i quali appunto hanno difficoltà a conferire in questo momento. Diciamo, ecco se in questo senso sostanzialmente andare a fare leva sul buon senso dei cittadini, sicuramente, anche perché la riduzione del canone per gli anziani è prevista a prescindere dal distanziamento dei contenitori, perché lo stesso regolamento che ho anzi citato prevede una riduzione per i signori che hanno compiuto, se non sbaglio, gli uomini 65 anni di età e le donne 60 anni, e quindi sostanzialmente questa, a prescindere, la riduzione del canone tari è prevista in questo senso, almeno da quanto ho appreso io in base al regolamento. Poi se ci sono stati ulteriori modifiche a questo regolamento non lo so. Dico sostanzialmente, come mi è sembrato di percepire, grosse novità rispetto a quanto, diciamo, si era detto, non bene, però di fatto è il fatto che invito a chi parteciperà a questa sessione di portare avanti alcune delibere approvate da questo consiglio. Si è bloccato. Che possono sicuramente avvantaggiare. Io non sento più nulla. Si è bloccato. Prego, oh, io ho finito l'intervento. Va bene, grazie consigliere Sino. Volevo dare semplicemente una comunicazione che mi è sfuggita. Mozione a firma mia per abbattimento barriera architettonica in via Monte San Calogero 21, prospiciente alla farmacia Vetro, poiché molti disabili in carrozzina non riescono a poter entrare in farmacia e sono costretti a fermarsi sull'asse viario chiedendo aiuto a qualcuno per poter conferire col farmacista. Consigliere Limone, voleva lei... Sì, presidente, vabbè, ma non sono io in ordine, io dico l'argomento era, no, quello del consigliere Sino. Voleva rispondere, poi il consigliere Nora. Se i colleghi mi danno la mano, visto che è attinente a quello del consigliere Sino, ci cioè mi danno la parola, io lo faccio io il mio intervento. Va bene anche per me. Grazie, consigliere Cosentino, semplicemente per... a rendere anche dotto lei a quanto è successo ieri, dico, ora dall'intervento del consigliere Sino non mi sembrano che ci siano novità rispetto a quanto detto io da me ieri e comunque l'idea che ho sempre portato già dalla scorsa consigliatura anche con lei. Gorillas, dico, ora ce ne siamo ancora più resi conto perché è saltata una grossa postazione. A Gorillas fondamentalmente si possono considerare quattro grandi postazioni di RSU, una, tre nella parte nord, quindi nella parte a montagna, una è stata tolta 15 giorni fa per l'inizio di un cantiere che per un privato, comunque la Scila gli ha dato ragione, comunque è stata soppressa questa postazione, per intenderci, di fronte alla ferramenta Caravello.
stiamo parlando di circa 8 cassonetti di RSU che forniva una grande parte del quartiere Gorillas. Chiaramente ora si cerca l'alternativa. L'alternativa che chiaramente non tocca a noi, giusto, tocca alla RAP, ma noi dobbiamo necessariamente essere d'ausilio e dare qualche indicazione. Lei consideri, Presidente, che è lo stesso giorno che hanno tolto gli RSU, era un martedì, l'indomani le avrebbero dovuti collocare a Piazza Lampa della Fraternità tutte 8. Lei se lo immagina che significa Piazza Lampa della Fraternità 8 cassonetti di RSU con le difficoltà che sovente ha l'azienda RAP e con l'inciviltà che chiaramente ha il palermitano. Quindi abbiamo chiesto insieme al consigliere Giaconia un incontro con tutti i vertici della RAP, avrà luogo domani alle ore 9 in terza commissione, per cercare di trovare assieme un'idea. Chiaramente, Presidente, quell'idea che ho prospettato io, che poi ha ripetuto, quindi mi è sembrato d'accordo anche il consigliere Sino, è quello di un sistema di raccolta mista, perché Gorillas comunque noi abbiamo provato più volte, abbiamo provato in fase di Palermo Differenzia 2 e di Palermo Differenzia 3, anche col sindaco in aula nella scorsa consigliatura si è prediletto, comunque si è dato spazio principalmente alle borgate marinare, quindi non poteva entrare Gorillas. Quando poi Gorillas era pronto ci sono resi conto che i problemi viabilistici che ha Gorillas non permetterebbe un sistema di raccolta differenziato porta a porta che è in essere oggi a Palermo. Però, come ho detto io ieri e come ha ripetuto oggi il consigliere Sino, nei piccoli paesi, in tutti i piccoli paesi, il consigliere Sino ha portato esempio dei paesi madoniti, ma anche io lo posso fare perché li frequentiamo spesso per via di vicende familiari. Esiste un sistema di raccolta porta a porta, cioè con il Lambro, quel furgoncino piccolo si chiama Lambro, che gira nelle vie dove la gente appende fuori il sacchettino, chiaramente è sempre differenziato, quindi a turnazione, e viene ritirato. Qui la stessa borgata, Presidente, quindi non vediamo alternative. Chiaramente non si può fornire tutto questo servizio al netto che comunque è fuori da ogni contratto di servizio, quindi dobbiamo chiedere necessariamente la modifica del contratto di servizio, e poi non si può chiedere, non sarebbe inutile chiederlo per tutto il quartiere perché sarebbe dispendioso. Quindi l'alternativa chiaramente si deve andare, si deve arrivare, non può essere un sistema di raccolta misto indifferenziato e differenziato perché sarebbe anomalo, quindi tutta sulla linea della differenziazione, quindi nelle strade più piccole, quindi via Gorillas, via Conceria, anche via Trabucco, perché comunque via Trabucco non può essere considerata una grande strada in alcune parti, ci vuole questo tipo di sistema. Nei grandi condomini, noi lo sa, con l'ingegnere Oddo abbiamo avuto la prima riunione anche sul posto, l'abbiamo avuta con Putrona, io e lei nella scorsa consigliatura del consigliere Giaconia abbiamo riunito tutti i vertici RAP sul posto quando il presidente era l'assessore Marino, e nei grandi condomini, cioè sono tanti, poco più di una dozzina, devono essere necessariamente dotati di cassoni carrellati. Questa è la mia idea di sistema di raccolta differenziato per Gorillas, perché non c'è alternativa, Presidente. Ora si è ipotizzato anche di poter mettere dei cassoni mobili nel quartiere Gorillas, quindi individuare due aree, quindi vi do anche questa nuova notizia in modo che domani se ne può parlare, individuare due aree che possono essere via Rengen, delle aree grandi, insomma, dove si può apporre un cassone mobile in orari di conferimento, dove vengono riempiti e poi vengono ritirati. Certo, Presidente, una soluzione è chiara che si deve prendere. Io domani, anche timidamente, però, perché non è mia competenza, ma come dicevo ieri, ho le sorti della città di Palermo e con esse il bilancio, dirò anche che ci saranno delle spese per questa amministrazione, perché è chiaro che alcune abitazioni sono poche, devo essere sincero, perché ho fatto uno studio con il raggio di un chilometro, sono veramente pochissime, ma ci sono. Otterranno una riduzione, nessuno otterrà l'esenzione, ma otterranno solo una riduzione per distanza di contenitori.
Quindi, Presidente, questa è l'idea, diciamo, principale, perché non possiamo vivere di utopie, Presidente, dobbiamo vivere di realtà, perché se uno volesse vivere di utopie, di mondo dei sogni, diciamo, di favole, uno potrebbe dire, va bene, avete levato 8 cassoni di RSU in via Trabucco, distribuiteli, 2 in via Gorgone, 2 in via Inserra, 2 a Piazza Lampa della Fraternità. Ma siccome sappiamo benissimo, come avevo detto all'inizio dell'intervento, l'inefficienza del RAP, perché comunque è inutile nasconderci, Presidente, ma la RAP comunque è inefficiente, non sono qua a dire le cause, perché sicuramente sa, uno su tutti sarebbe anche la mancata riscossione del 100% dei tributi, dico per carità, ma comunque è inefficiente, perché infatti c'è sempre emergenza. Se noi dovessimo contare in questa consigliatura l'emergenza RAP, secondo me ci avvicineremo intorno alle 100 emergenze RAP, l'ultima l'abbiamo avuta la settimana scorsa, anzi ancora in corso in realtà. E tra queste e l'inciviltà non possiamo dire distribuite contenitori, ma sarebbe quella la giusta strada, Presidente, 2 contenitori per tutte le vie, altro che 8, ne potremmo mettere altri 20, Presidente, perché comunque questo problema non... ma sappiamo benissimo che diventerebbe un'altra cosa, non diventerebbe più conferimento dei rifiuti, ma diventerebbe la solita discarica a cielo aperto con tutti i problemi che porta. Quindi, Presidente, io domani alle 9 ho questo incontro in terza commissione, in realtà io sono il proponente, Presidente, quindi avevo detto all'Aula che io o lei saremmo stati presenti all'incontro e ci faremo portavoce comunque di eventuali altre idee che ad oggi non vedo rispetto a quelle che avevo prospettato io e che ho ripetuto ora in modo da averlo anch'io, quindi penso che sia confermato quanto detto già da me ieri, Presidente. Sì, condivido. In realtà, rispetto a quello che si è detto ieri, nel mio intervento l'ho sottolineato, non so se è stato sentito, ed è sostanzialmente però è stato ora ribadito come novità, per quello la possibilità appunto di andare ad individuare dei carrelli mobili, però i carrelli mobili eventualmente, e questo è il mio suggerimento, sempre con un criterio di raccolta differenziata, perché se individuiamo un sistema di raccolta mista, questo dico, va bene, grazie. Dobbiamo entrare nell'ottica, Presidente, che non possiamo nel 2021, nella quinta città d'Italia, continuare a parlare ancora di indifferenziata. Comunque, qualunque idea venga portata, è chiaro che devo andare sulla differenziata, anche perché Bellolampo, Presidente, non è infinito, quindi non credo si possano costruire altre vasche e sicuramente non credo che vorremmo arrivare all'inceneritore, quindi in ogni caso siamo anche forzati. D'accordissimo, perché da anni che cerchiamo di venire a capo di questa situazione e speriamo che possa essere la volta buona. Grazie. Consigliere Nona. Grazie ancora al consigliere Nona e al consigliere Cosentino per avermi ceduto la parola. Prego. Grazie, Presidente. Niente, la mia comunicazione, Presidente, è per quanto riguarda il guasto che avevo segnalato ieri in via Petix e in via Pietro Scaglione. Allora, ieri c'è stata una squadra qua al quartiere San Giovanni Apostolo che finalmente dopo un anno hanno riparato l'impianto luce che conduce tra via Andrea Carreca e via dell'Aquila all'interno. Hanno rifatto di nuovo l'impianto e finalmente è riaccesa la luce in questo punto. Ho parlato con l'elettricista e mi diceva che in via Pietro Scaglione è un guasto normale e non è la stessa linea che va collegata con in via Petix. Invece via Petix, che è al buio, c'è un guasto che mi ha detto l'elettricista, che loro stessi hanno fatto un rapportino all'azienda MG. Che c'è un guasto che quando piove giustamente si sono bruciati l'interruttore o il trasformatore, quello che sia, nei vari punti luce in tutta via Petix, e c'è un guasto enorme, e allora si aspetta la MG a sbloccare di questi fondi per sistemare questo impianto. Dice: noi abbiamo fatto il consiglio, dice, noi abbiamo fatto la nostra segnalazione, un rapportino, dice, dovete essere voi, dice, ora giustamente a
sollecitare l'AMG a provvedere, diciamo, a sistemare questo guasto. Niente, io questo lo volevo dire, perché il vicepresidente Limoli ieri aveva chiesto al consigliere Valenti di informarsi. Comunque ci sono andato io, l'ho incontrato io, gli ho indicato le strade, e l'elettricista mi ha detto ha dato questa risposta. Poi, presidente, poi l'altra comunicazione è per quanto riguarda il disserbo. Noi abbiamo saputo che la RAP ha stanziato, non lo so, 16 milioni, sono state stanziate 16 milioni di euro per quanto riguarda il problema sia di ingombranti, di serbo, spazzamento manuale, eccetera, eccetera. E volevo sapere quando inizieranno, diciamo, il disserbo nei vari quartieri, perché specialmente qua, quartiere San Giovanni Apostolo, è diventato una giungla, presidente. Voglio dire, per quanto riguarda il disserbo, io ieri ho scritto una lettera alla RAP e per conoscenza alla Reset, dicendo che tra poco avrà inizio l'anno scolastico, e attorno alle scuole, dove insistono decine e decine se non migliaia di alunni e insegnanti, bisogna dare una sistemata per quanto riguarda il problema dei rifiuti nonché il disserbo. Ho detto che è una questione di urgenza e che dobbiamo noi sempre evitare che possano sorgere, specialmente dove ci sono questi punti di grande aggregazione, problemi igienico ambientali. Sì, presidente, infatti ieri c'è la Reset che ha fatto il Peter Pan, per esempio, dentro la scuola. Però c'è il vicoletto che conduce tra via Giuseppe Cambarone e via Baresano da Trani, che è una giungla, c'è tutta piena di erbacce, spozziste e tutte cose. Perciò i genitori che devono portare i bambini a scuola, che devono passare di questa stradellina, giustamente non si può arrecare alle scuole. Spero convincente a che loro intervengano proprio prima dell'inizio dell'anno scolastico. Grazie consigliere Nona. Grazie. Cosentino. Buongiorno a tutti di nuovo, grazie presidente. Prendo lo spunto perché ieri ho dato comunicazione al consiglio della mia richiesta del suo intervento per quanto riguarda Vio Monte Iblei. Udite udite, è stato fatto. Cioè, io e il presidente abbiamo convocato una persona delle ferrovie, presidente, mi hanno ringraziato stamattina anche per lei, perché tra ieri e stamattina a quanto pare hanno arrivato tutte le sterpaglie di via Monte Iblei. Allora mi chiedo, nella diatriba Reset, RAP, Ville Giardini, intervenendo io e lei ha fatto la richiesta il 29 luglio, su mia richiesta, poi le ha fatto la nota. Io sono stato a parlare con la dottoressa di Trapani, cioè abbiamo aspettato un mese, però nel giro di 4 giorni si è risolto il problema. Quindi a questo punto io dico, signori consiglieri, scendiamo in campo noi direttamente tutti e 9. Il discorso di via Monte San Calogero noi sicuramente non lo possiamo risolvere, ma possiamo sollecitare giornalmente questo pericolo che incombe. La consigliera Tumbarello sicuramente, che passa pure da questa strada, se ne accorgerà, ma non è chi ci passa, è chi ci andrà a morire, perché l'altro giorno di nuovo un ragazzo con un monopattino, capisco che devono correre eccetera eccetera, però di fronte a una vita umana non si può aspettare. Cioè noi in una settimana abbiamo fatto un diserbo in via Monte Iblei perché conferito e di competenza delle ferrovie. La dottoressa di Trapani, io ho i soldi, non ho i soldi, non posso, non ci voleva niente, non hanno potere contrattuale. Questo è il discorso. Quindi io invito tutti i consiglieri a scendere in campo in maniera fattiva e consecutiva, perché non può essere più questa storia. L'immondizia, le strade stanno finendo, non si può più circolare, non c'è un vigile urbano, mancano i vigili, manca tutto. Le lamentele sono continue. Non parliamo adesso dei morti, perché sarebbe veramente un discorso troppo lungo. Il nostro consigliere sta presentando in consiglio una mozione proprio in merito a queste cose.
Vi invito a meditare, io sono disponibile a scendere per strada come ho fatto e ringrazio ancora il presidente Maraventano per quello che ha fatto. Allora, grazie. Voglio comunicare che ieri io ho mandato una nota al COIME, al sindaco e all'assessorato Ville Giardini. Oggetto: messa in sicurezza via Monte San Calogero. Non so se sono mesi o anni che rincorro chi d'istituto affinché possa essere messa in sicurezza via Monte San Calogero. La situazione peggiora di giorno in giorno per l'evolversi in maniera esponenziale delle radici degli alberi. Sono stati fatti non so quanti sopralluoghi, con l'impegno dei responsabili a provvedere per eliminare soprattutto il pericolo per l'incolumità di ciclisti e motociclisti. Da tenere in considerazione che autovetture e mezzi di trasporto per evitare i dossi deviano sull'asse in controsenso con i pericoli che ne potrebbero derivare. Invito ancora una volta affinché si passi dalle parole ai fatti, precisando che declino ogni responsabilità civile e penale per qualche malaugurato incidente senza ritorno. Quindi io aspetto qualche giorno, dopodiché si può anche procedere facendo qualcosa da lasciare il segno, diciamo così. Va bene? Ok, io ho incontrato peraltro il giudice Guarnotta, poi ne possiamo anche parlare meglio quando vuole lei. Grazie Presidente, comunque questo problema di Monte Blei ci tenevo ed è stato risolto, grazie. Va bene. Sì, perché mi sono sentito io con il collega delle ferrovie, perché mi diceva proprio questo, dice, finiranno quanto prima, perché insomma, anche perché lui ci teneva, stante anche la conoscenza, l'amicizia, e anche per evitare che qualcuno potesse in maniera da deficiente dare fuoco a quelle serpaglie. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non ci sono altri interventi, passiamo. Il parere al punto 7 dell'ordine del giorno, parere articolo 9 del regolamento di decentramento, proposta delibera Consiglio Comunale avente come oggetto Proust di Palermo, è stato affrontato questo punto? No. Allora chiedo il prelevamento del punto 7 all'ordine del giorno, avente come oggetto parere articolo 9 del regolamento di decentramento sulla proposta di provvedimento deliberativo CC, oggetto Proust, di proposizione proposta di deliberazione avente ad oggetto Proust di Palermo, intervento 1.36, sistema di passerelle pedonali di collegamento aereo dei parcheggi ed edifici esistenti e di un grande parcheggio a raso sotterraneo multipiano in via Buzzanca. E poi intervento 1.36a, sistemazione e trasformazione del parcheggio a raso esistente prospettando su via Mandalà, angolo via Regione Siciliana, in parcheggio alberato. Approvazione dell'atto aggiuntivo della convenzione urbanistica per atto pubblico ai registri del notaio Maria Angela Messana di Palermo, registrato a Palermo il 4/5/2007 e trascritto in Palermo il 7/5/2007, integrato con chiarimenti, eccetera, eccetera. Quindi per appello nominale, signora. Va bene, votiamo prima il prelevamento. Sì, il prelevamento, sì. Ore 10:10. Aresu. Favorevole al prelevamento. Cannella. Assente. Cosentino. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventano. Favorevole. Nona. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Consigliere Susino. Come vota il prelevamento del punto 7? Cumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole.
Richiamo gli assenti. Cannella assente. Susinno. Consigliere Susinno? Il morto interrogato non risponde. Presidente, assente. Okay. Allora. Benissimo. 8 su 8. Va bene, approvato. Il consigliere Areso aveva alzato la mano. Che succede? Sì, sì, Presidente, proprio per quanto riguarda questo punto che dobbiamo trattare, io devo fare una comunicazione, mi asterrò anche alla votazione, perché non è possibile che noi votiamo pareri, facciamo proposte e poi, come si è visto per quanto riguarda anche i cimiteri, cose approvate già e ancora siamo in piena emergenza. Dico, questa presa in giro che dobbiamo fare noi, o che ci devono far fare dando dei pareri a queste a tutto ciò che si propone o che loro vogliono o che noi approviamo per avere un punto d'appiglio, cioè dico, io a questo gioco mi sono stancato e lo dico ormai apertamente, Presidente, dico, voterò questo parere, cioè non voterò perché mi asterrò a dare questo parere, perché non è possibile che in 5 anni di consigliatura questa e quella precedente a cui ho fatto pure parte, dico, non si è fatto nulla per portare avanti la nostra città. Boh, non so se è colpa nostra come politici, se non so se è colpa di tutto ciò del sistema, dico, però qualcuno la colpa la deve avere, Presidente. A questo punto, dico, è inutile andare a portare avanti proposte perché devono andare poi nel dimenticatoio. Cioè noi, poco fa il consigliere Cosentino ha detto... È andata via la voce, consigliere Resu. Ci siamo... Non si sente niente, non si sente nulla. Mi senti? Continua. Umberto, ti sentiamo a tratti, una parte di quello che hai detto non l'abbiamo sentito. Infatti. Allora, ripeto, dico, io mi asterrò per parlare. Abbiamo capito quello che vuoi dire, Umberto, abbiamo capito quello che vuoi dire. Dico, dobbiamo farci prendere ancora, Presidente. Dico, non so se a che punto siamo arrivati, detto, ci dobbiamo fare prendere ancora in giro dando dei pareri o il consigliere Cosentino dice noi dobbiamo muoverci, lui si è andato direttamente a Villa Giardini per quello che competeva la polizia e il disturbo, ci dobbiamo muovere sempre noi altri quando praticamente la macchina amministrativa del comune di Palermo ormai ha perso credibilità, ma non ormai, ora ha perso credibilità già 4 anni fa quando si è riproposta questa amministrazione e non ha fatto in 4 anni, anzi 9, perché io faccio parte di questa amministrazione da 9 anni, è la colpa pure mia, Presidente, come lo può essere di tutti i consiglieri che sono alla seconda consigliatura, dove non siamo riusciti e non riusciremo mai perché siamo... Dico, quindi il mio voto sarà astenuto. Dico, se poi c'è qualcuno che vuole il parere, viene a chiedere, Presidente, le giuste motivazioni e noi saremo pronti a darle. Grazie, Presidente. Grazie. Consigliere Limoni ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. Presidente, io sì, siamo usciti un attimo fuori tema. Scusate un attimo, se vi interrompo, mi scusi consigliere, ma il consigliere Susinno a questo punto a che ora lo dobbiamo mettere assente? Perché per il prelevamento era assente, erano le 10:10. Consigliere Susinno. Ma scusa, io sono qua. Ma dove? Ma se chiamiamo l'appello e non risponde. Non lo so, ho problemi di linea. Mi apri? Hai problemi di linea. Attacco. Aspetti, Presidente, si sta facendo aprire, si sta facendo aprire il portone. Un attimo solo, così. Mi senti, Presidente? Ti sentiamo. Vedo che hai bisogno della stampella.
Sì, lo so, poi bisogna un giardino verde invece. Sì, presidente, io sono qua, dimmi quello che devo fare. Deve rispondere quando viene. E non l'ho sentito, ho problemi di linea stamattina, non so che cosa sta succedendo. Io lo capisco, però siccome devo metterlo a verbale, a me. Va bene, guardi, può mettere che è caduta la linea e sono rientrato. Uccido il presidente. Se hai problemi, esci. Il presidente è sovrano. Vabbè, è rientrato. È rientrato, ma quando è uscito? Scusate, perché alle 10:10 io non lo trovo. Ora sono le 10:17. E allora entra alle 10:15. Rientra alle 10:15. Consigliere De Muri, prego. No, credo che la domanda della signora Scariano sia stata quando è uscito, no? Quando è entrato. Quando è uscito. Signora Scariano, è uscito quando lui abbiamo votato il prelievo, non era presente, quello è l'uscita. Ok, manca il collegamento. Perfetto, non possiamo inventare, cioè, non possiamo dedurre orari se non quelli dell'appello. Quindi, dico, questo allora... è stato un senso che il presidente ce l'ha detto prima, i consigli dovrebbero fare da casa, seduto, no, sul motore, mentre suoni, così diventa un'altra, diventa condominio, per questo il consigliere Susin a volte nella chat scrive a che ora domani la riunione di condominio, perché si confonde ogni tanto. Ma guarda, secondo me, come sempre, sei in errore e con grande anche presunzione. Ho ascoltato tutto anche il discorso del consigliere Aresu, tanto proprio per essere chiaro rispetto, diciamo, al fatto che non condivide, diciamo, questo orientamento politico rispetto al parere votare favorevole o non favorevole. Quindi sciatti zitto cortesemente. È giusto. Altrimenti dico sì. Altrimenti se c'è il presidente non c'è bisogno della stampella al presidente. Quando tu farai, mi sarebbe presidente... piaciuto sentire altrimenti cosa succedeva, presidente. Ti ricordo che sei semplicemente un consigliere, va bene? Quindi fai questo momento il presidente Maraventano, che già ho detto che è sovrano. Consigliere Susino. Presidente, io presidente, dico intanto invito a lei, presidente, ma sicuramente glielo dirà, di non invitarmi più con questo tono a dirmi stammi zitto, perché non è nessuno, è un consigliere come me. Io ho sempre, non ho mai messo in dubbio, no, presidente, mi scusi. Sì. Io sono un consigliere non l'ho mai messo in dubbio, perché lo faccio e lo faccio anche bene. Che lui è un consigliere lo metto ogni giorno in dubbio, perché in realtà vedo fare poco. Se non palcoscenico, perché ora visto che dobbiamo entrare sulla politica e lui mi vuole insegnare a me come si fa il politico, come si fa il consigliere, ho visto un articolo, proprio visto che parliamo di cimiteri, lui si è fatto riprendere dalla bella telecamerina sul cimitero, quindi su una questione che sicuramente non riguarda le questioni circoscrizionali, e tra l'altro presentandosi come consigliere della settima circoscrizione ancora ora, presidente, quindi... che in consigliere Susino, visto che io sono semplicemente un consigliere, ha fatto bene a ricordarlo, che lo faccia anche lui il consigliere, perché non mi sembra proprio che lo stia facendo. Presidente, volevo dire, e soprattutto l'invito a non dirmi più con questo tono, stia zitto, altrimenti, perché non voglio né minacce né intimidazione da parte di nessuno, quindi figuriamoci da un semplice consigliere come lo sono io. Va bene. Presidente, io... se dobbiamo continuare su questa diatriba, chiudo la seduta. Attenzione, con motivazioni che poi faremo un po', ci faremo criticare da tutti. Quindi, consigliere De Muri, continui. Presidente, siamo usciti un attimo fuori tema, visto che stiamo un attimo votando, dovremmo votare, ma dico, fa parte anche di quella discussione, ma il consigliere Aresu... ha fatto il suo, quindi io non posso non fare il mio. Io sono d'accordo col consigliere Aresu, presidente, ma l'ho sempre detto, tra l'altro sono stato io il promotore. Scusami, ti interrompo soltanto per dirti che sto uscendo, presidente, io abbandono l'aula, va bene. Ok, buona giornata. Arrivederci, ore 10:21, esce il consigliere Sino. Presidente, quindi io l'ho sempre detto, tra l'altro sono stato il promotore, io tra l'altro non ho avuto neanche sotterfugi, ho fatto un comunicato stampa a suo tempo quando ho deciso di prendere questa decisione, scusate il gioco di parole, ho fatto un comunicato stampa dicendo che non avrei mai più votato un parere.
mi sarei sempre astenuto, perché più volte mi è successo a me direttamente, tra l'altro spesso sono stato anche mortificato, perché le ultime volte che in presenza, che il Consiglio Comunale è stato in presenza, io ci andavo spesso nelle sedute del Consiglio Comunale, si trattava uno di quei punti, c'era una bella motivazione sul nostro parere e neanche è stata presa in considerazione. Poi ho fatto un attimo un tantino di retromarcia, di retrofront, soprattutto nel periodo Covid, quindi ho ripensato a quello che avevo detto e i pareri che riguardavano l'emergenza Covid, l'emergenza epidemiologica, li ho voluti trattare, quindi stiamo parlando di riformulazione di tari, di tributi e quant'altro. Quando, fino a quando una famosa modifica sulla Tari non è stata presa in considerazione dal Consiglio Comunale, tra l'altro mi ha chiamato il mio consigliere di riferimento dicendo: ma Roberto, non avete presentato gli emendamenti, ma qua non è arrivato nulla. In realtà noi abbiamo fatto una convocazione di urgenza, ho fatto rientrare un pomeriggio, cioè l'ho fatto fare di venerdì pomeriggio, no, da casa, perché è smart working, ma comunque mi ha aiutato un segretario, e non è per avere tutto pronto entro quel famoso martedì, tra l'altro il venerdì sera gli era arrivata, e non hanno neanche aperto la mail. Stiamo parlando della presidenza del Consiglio Comunale, la segreteria della presidenza del Consiglio Comunale. Abbiamo ricevuto le scuse al presidente del Consiglio Comunale, ma comunque è stato trattato il regolamento Tari con il solo parere della settima circoscrizione, mentre noi eravamo stati i primi a inviare il nostro parere, è tra l'altro emendato con tanti emendamenti, con tante modifiche, con tante clausole, quindi abbiamo fatto un lavoro. Da quel minuto in poi ho deciso che mi sarei sempre astenuto ai pareri. Oggi lo faccio ancora di più, Presidente, perché oltre a non essere a non trovare più riscontro sugli atti che approviamo, ora mi sono reso conto che da un paio di settimane, Presidente, non ricevo da nessuna azienda municipalizzata, assessorato, ufficio e quant'altro, non ricevo più risposte neanche nella semplice mail, Presidente, ma anche la parte politica. Cioè, ho fatto per il terzo sollecito che faccio alla RAP, lo invierò a tutte alla RAP, per avere un censimento dello spazzamento in sesta circoscrizione, cioè per capire quali sono le aree coperte e quale no, per cercare di riorganizzare. L'ho chiesto più di 20 giorni fa, ho fatto già il terzo sollecito, non riesco a ricevere più neanche risposta. Però, Presidente, io questo non voglio che venga confuso o che venga usato come alibi da parte di nessun politico per un lassismo totale, Presidente. Quindi do pienamente ragione al consigliere Cosentino, perché io, Presidente, quando scendo, quando vado negli uffici, quando busso alla porta, quando mi arrabbio, quando tiro le scrivanie, ottengo, Presidente. Quindi io voglio che ora non venga travisata questa cosa: l'amministrazione non va bene, il sindaco non va bene, e quindi nessuno fa più nulla, perché io, Presidente, le colpe maggiori di questa brutta esperienza che sta avendo questa amministrazione la do principalmente ai politici dell'opposizione, Presidente. La do ai politici dell'opposizione, Presidente, perché mi aspettavo una migliore politica, Presidente, invece non c'è stato assolutamente. Quindi ora io nel nostro piccolo, quindi non voglio parlare di politica, ma nel nostro piccolo invito, come ha fatto il consigliere Cosentino, a scendere, andare negli uffici, quindi a fare il consigliere. Io lo faccio, Presidente, ottengo quasi tutto, Presidente, quasi tutto. Chiaramente non ottengo il rifacimento dell'asfalto delle strade di 2 chilometri, se quelle hanno altre prassi, però, Presidente, quasi tutto quello che voglio, quindi disserbo, potatura, se insisto, se con caparbietà vado avanti, lo ottengo. Però, Presidente, chiaramente stiamo parlando di una circoscrizione di 75.000 abitanti, che è grande quanto Trapani e il doppio di Caltanissetta, Presidente. Quindi è chiaro che è di Agrigento. È chiaro che sicuramente non può fare un consigliere può fare poco, ma tutti insieme, secondo me, quello che ci concerne lo possiamo fare. Ok, grazie consigliere Limoni. E allora, ma Roberto, tu domani sei in commissione, in terza commissione sei? Non ti sento. Ah, scusi, sì, alle 9, Presidente. E quindi qui per il consiglio? Presidente, lei, poi ci sentiamo in separata, lei domani non parte? No, io parto dopodomani. Comunque faccio una cosa, apro io domani.
Lo concordiamo, Presidente, perché se lei potesse dare i saluti alle 9 in terza commissione e poi alle 9:30 esce, mi lascia a me, sarebbe una buona cosa, o viceversa. Dico, purtroppo quello è l'orario, non abbiamo niente da fare. Quindi... Ma non si preoccupi, Presidente, io casomai non mi faccio il consiglio. Per me è importante questa questione del rifiuto a Cruillas, quindi in che modo cosa volevo fare? Risolverò. Tu vai Presidente, io devo uscire. Grazie, una buona giornata. Vabbè, Presidente, poi lo concordiamo dopo la chiamo. Va bene. Ora io non vorrei che mancasse il numero, ma che possiamo appellare. Scusatemi, non siamo in fase di prelievo del punto 7. E infatti per questo ho detto dobbiamo fare la votazione. E allora? Quindi siamo ora quindi alle ore 10:26 esce il consigliere Nona. Il punto è stato prelevato, giusto? Sì, ed è stato votato. È stato votato. No, è stato votato il prelievo. Ora, considerato ciò che è stato detto dal consigliere Resu, nonché dal consigliere Rimudi, che io mi trovo d'accordissimo, non so, poi voi decidete, io sarei dell'avviso di questo punto astenerci tutti e rimandare al mittente il nostro pensiero, che è quello che se dobbiamo noi collaborare con l'amministrazione centrale, che tengono in considerazione tutto ciò che esce da questo consiglio, se loro ritengono che ancora le circoscrizioni sono semplicemente dei carri dei contenitori vuoti, vedremo un pochettino di reagire diversamente. Condivido in pieno. Presidente, non contenitori vuoti. No, loro dicono, loro pensano che siano, perché ci trattano così, come se, ma lo so, il problema, dunque, io tempo fa ho presentato un punto all'ordine del giorno dove abbiamo fatto un consiglio congiunto, tutte e 8 circoscrizioni, in aula consigliare a Palazzo delle Abili. Proprio perché volevamo che le circoscrizioni potessero essere le cosiddette piccoli comuni nel comune. Tutti armati, sì. Quando poi fu il momento di votare, mi dispiace dirlo, ma tutto il centrodestra si è fatto tirare la giacca da determinati consiglieri comunali ed è uscito dall'aula. E quindi questo punto all'ordine del giorno è svanì. Ci fu il consigliere Mimmo Russo, che non condivido determinate sue scelte, però ha avuto il coraggio di dirci pubblicamente, quindi non me lo sto inventando, dice: Picciotto, mettetemi in testa, dice che noi delega a voi non ve ne daremo mai. E allora in considerazione di Presidente, lo posso fare un appunto, però sì. Lei dice tutto il centrodestra uscito, ma se il centrosinistra è stato al consiglio comunale avendo la maggioranza assoluta, dico attenzione, ha reso, scusami un attimo, parlo io dei 120 consiglieri di circoscrizione, che all'epoca la maggioranza dei consigli circoscrizionali era di centrodestra. Ma attenzione, io non sto puntando il dito contro il centrodestra, c'è un fatto che si è verificato e che il centrodestra è in maggioranza, ma io do la colpa anche al centrosinistra, non è che do la colpa al centro. In quel momento fu il centrodestra che abbandonò l'aula, ma nessuno ha fatto nulla perché tutti i consiglieri e ex consiglieri di circoscrizione, appena noi diventeremo consigliere comunale, le circoscrizioni diventeranno dei piccoli comuni. Vuoi dire niente? Perché noi... Presidente, però, dico Presidente, però Presidente, però io voglio ricordare che il decentramento sono stati costretti ad attivarlo
solo perché a livello regionale il commissario ce l'ha imposto, altrimenti il consiglio comunale non si sarebbe mai permesso di trattare questo punto. È al centro. Dico, è il consiglio comunale, presidente, io lo voglio ripetere, dico, senza destra e sinistra, dico, il consiglio comunale all'unanimità presidente non lo voleva trattare, perché sì, noi ma il sindaco, il suo programma qual era? Decentramento. Ma il consiglio comunale è quello che presidente, ma 10 anni che c'è sindacollando, lei ancora pensa a Cammarata, 10 anni che c'è sindacollando quel suo programma di Cammarata, peggio di Cammarata, ognuno non si guarda la gobbe che ha alle spalle, no, è una colpa di Cammarata, perché non lo vogliono. E allora, siccome, scusatemi un attimo, siccome io qui ho una rappresentanza del comitato educativo per fare determinate cose, sono costretto ad abbandonare la seduta. Presidente, scusi, ho chiamato per un turno, lo possiamo portare velocemente e poi chiudere la seduta? Sì, o comunque me la lascia a me, non è un problema. Secondo me sarebbe giusto votarlo. Sì, certo che in votazione. Presidente, per appello nominale, gentilmente, perché la sua idea, sono sicuro che la sua idea e la sua proposta non verrà accolta, perché c'è chi è che senza raziocinio e senza cognizione vota ad impeto. E allora, per l'appello nominale, dobbiamo sostituire lo scrutatore Nona con la consigliera Tumbarello. Favorevoli e contrari, approvato. Ok, in votazione per appello nominale. Scusi presidente, signora Scariano, a che ora è uscito il consigliere Nona? Il consigliere Nona è uscito alle 10:26. Ok, grazie. Prego signora. Allora, poniamo in votazione alle ore 10:33 il punto 7 all'ordine del giorno, il parere, articolo 9. Aresu? Astenuto per le motivazioni che ho dato precedentemente, mi accodo anche a quello che ha detto il presidente. Dico, cerchiamo di avere un po' più di considerazione a livello di circoscrizione. Cosentino? Astenuto perché mi associo assolutamente a quello che hanno detto il presidente e il consigliere Auresi. Limuli? Astenuto. Maraventano? Astenuto. Nona assente. Fino assente dichiarato. Susinno? Consigliere Susinno? Quello non è astenuto, è astutato. Tumbarello? Astenuta. Valenti? Mi astengo per tutto quello che ha detto il consigliere Alessio. Richiamo il consigliere Susinno Sergio. Assente. Quindi lo mettiamo anche in uscita? Sì, assolutamente. No. Va bene. Quindi esce il consigliere? È assurdo. Alle 10:33. Ok. Allora. 7 astenuti. Aspetti, 6 perché c'è il consigliere Susinno Sergio che non è... Esatto, 6. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6. Va bene. E allora... scriveremo ora all'amministrazione comunale con una motivazione del perché della nostra astensione. Scusa presidente, io devo lasciare il consiglio. Scusami. Consigliere Di Muri, vicepresidente. È conclusa la votazione? Sì, si è conclusa. Bravo, ok.
Vicepresidente, continua lei o chiudiamo? Presidente, lei decide. Vabbè, io devo uscire. Va bene, buona giornata, Presidente. Buon lavoro. Ci sentiamo domani per i saluti. Buona giornata. Più tardi la chiamo per metterci d'accordo. Va bene, va bene. Allora, esce Maraventano, presenti 5, perché a questo punto non lo so Susinno con me, scusatemi. Presente, presente, rientrato. È rientrato? Sì, presenti 6. Presidente, come scrutatore chiedo la verifica però del numero legale, perché certo, questo entra e esce, che non si sta capendo più niente, Presidente. Io, infatti. Assolutamente sono d'accordo con lei, consigliere, sono sicuro che siamo 6 ora, però dico che non si sta capendo più niente, ma questo di qua, dico, siamo alla 18esimo mese di video call, quindi non è che assai, quindi dobbiamo anche un pochino abituarci. Mi perdoni, vicepresidente, però non è normale che ci siano entrate e uscite, cioè non so quante volte l'abbiamo contato entrate e uscite, un po' di serietà, per favore, cioè obiettivamente non sono condizioni in cui si può lavorare, già abbiamo le difficoltà legate, mi scusi consigliere Aresu, ma veramente siamo al limite della sopportazione, non si può lavorare così. Lo so, ha ragione. Anche perché Cichi sta questo seduto senza muoversi. Della dignità politica, questo fa parte della dignità politica di ognuno di noi. Avevo detto dal primo giorno, in quel 27 aprile 2020, signori, la video call non è farci i fatti nostri, è sul motore, ti fai la doccia, arriva a fare la passeggiata, te ne vai al bar con gli amici, è semplicemente un modo... supplitivo all'aula consiliare, quindi sarebbe stato giusto poterlo fare quantomeno da seduto con una buona connessione a internet, ma sono passati 16 mesi, 17 mesi e siamo come al primo giorno, quindi questo significa che è veramente mancanza di dignità politica, cioè c'è veramente poco interesse verso questa istituzione e questo è quello che mi fa più male, consigliere Tumbarelli. Presidente, lo chiamiamo questo appello. Scusate, certo, Scariano. Se non si chiama l'appello, non dovete fare i soliti sterili commenti, non si chiama l'appello. Se il consigliere Aresu ha fatto una richiesta precisa, Grazie consigliere. Facciamo la verifica del numero legale. Prego consigliere Scariano. Allora, verifica del numero legale. Ore 10:38. Aresu. Presente. Cannella assente. Cosentino? Presente. Limuli? Presente. Maraventano assente dichiarato. Nona assente dichiarato. Siino assente dichiarato. Susinno? Presente. Tumbarello? Presente. Valenti? Presente. 4, 5, 6. Sì. Chiama ogni. Ok, perfetto. Si può procedere con i lavori d'aula? Sì. Allora, visto quanto già detto ieri dal consigliere Cosentino, è importante secondo me oggi votare la mozione numero 41 a firma del consigliere Susinno, avente per oggetto spostamento mercato rionale da Viale Francia e via Monte Iblei, tratto compreso via Belgio, via Monte San Calogio e zone limitrofe. Mozione 41. Sì. No, mi scusi, questa è stata prelevata ed è in attesa di riscontro. Annulli tutto, signora Scariani. Ok. No, mi spiego, per essere... Sì, si è spiegato benissimo, a posto, grazie. Anche senza parole si spiega, tranquillo. Prego, consigliere. Presidente, mi scusi, io devo uscire perché mi arrivano diverse telefonate e mi si stacca la linea. Quindi non me lo vorrei considerare, signora Scariano. C'è chi lo capisce, c'è chi non lo capisce. Allora, ore 10. Esce il consigliere Aresu, presente. Guardi, esco pure io. Buona giornata, consigliere Susinno.
Quindi presenti 4. Costata l'assenza del numero legale, il presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 8:30. Mi raccomando, ho una plasilla, una ora dove vi dovete fare. Presidente, buona giornata a tutti. Presidente, sì. Scusi, domani è giorno 25 ed è seduta normale ordinaria. Non vabbè, posso... Intanto è stata rinviata perché se è domani mattina alle 8:30 siamo in 4 presenti, io apro okay. La seduta, si perfetto. Può aprire in 4. Quindi, perché coincide il primo appello, se sono solo ce la rinvio. Buona giornata a tutti. Arrivederci, altrettanto. Grazie. Presidente, ma... le devo parlare. Sì. La chiamo al telefono. Ok.